Il project financing riguardante il cimitero di Sant'Agata Militello è stato stralciato, nel contempo sono stati approvati il bilancio e il piano triennale. Questo è l'esito del Consiglio Comunale di ieri, una lunga sessione durante la quale per il project financing è stato determinante il voto del consigliere Antonio Vitale. Sessione festiva per il Consiglio Comunale di Sant'Agata Militello, abbastanza lunga. Come risultato sostanziale questa bocciatura del project financing del cimitero? Spieghiamo un po' questo passaggio. Sì, allora è durata all'incirca 5 ore, è passato grazie al mio voto determinante e quindi l'emendamento per lo stralcio del project, che ciò significa che lo spauracchio sulla realizzazione del cimitero posso tranquillamente affermare che non esiste più. In contemporanea, sempre grazie anche al mio voto, è passato sia il piano triennale delle opere pubbliche e quindi il bilancio del Sant'Agatese per il 2022. Ci vuole spiegare perché è stato favorevole a stralciare e dunque ad azzerare, seppur momentaneamente, questo project financing? Allora, più che altro è stata una questione di coerenza, perché l'anno scorso lo stesso emendamento è stato firmato dal sottoscritto. Non è una questione contro la ditta che l'ha proposto, né tantomeno contro l'amministrazione, più che altro è una questione di politica, perché già dal principio personalmente, insieme anche al gruppo di minoranza, non eravamo contenti, ma soprattutto non eravamo, come posso dire, sicuri di ciò che si andava a votare inerente alla privatizzazione, anche perché ad oggi non si può sapere l'effetto della privatizzazione stessa, e di conseguenza non ce la siamo sentiti di approvarlo e quindi abbiamo deciso per lo stralcio definitivo. Se ci fossero state perciò maggiori informazioni, maggiori certezze, l'avreste approvato? Allora, una cosa è certa, io posso parlare ovviamente per me, che il cimitero ha bisogno veramente di un salto in avanti. Abbiamo problemi dei loculi, abbiamo problemi della polizia. Perché riguarda l'esternalizzazione, sì, effettivamente potrebbe anche essere una cosa buona, però bisogna avere le condizioni, ma soprattutto bisogna sapere a cosa si va incontro. Purtroppo diciamo che questa amministrazione ha peccato, secondo il mio punto di vista, proprio su questo.